Durante la giornata di ieri, 1 marzo 2019, il presidente di Level 5, Akihiro Ino, ha programmato un nuovo Inazuma Walker, l'appuntamento tema Inazuma Eleven che racchiude un sacco di notizie al suo interno. E oggi proprio di notizie stiamo parlando, e questa volta relative sia alla serie animata di Inazuma Eleven Orion che ai videogiochi. Ma andiamo con ordine. L'Inazuma Walker si è aperto mostrandoci numerosi disegni inviati dai fan alla stessa Level 5, e questo perché la casa sviluppatrice aveva organizzato un secondo concorso rivolto ai fan di Inazuma Eleven. Altri due personaggi creati dai fan sarebbero infatti stati scelti per apparire all'interno di Inazuma Eleven Orion, analogamente a quanto fatto con Tanuki Garaponko e Mu Yojo della Tonegawa Tōsen. E tra più di 1200 personaggi originali creati dai fan della serie calcistica giapponese sono stati scelti Tsugu Kakekashi e Sputo Rakerito. E sì, si chiama davvero Sputo. La prima è una centrocampista, mentre il secondo è ovviamente un portiere, e nonostante abbiano indosso le divise dell'Inazuma Japan, state tranquilli che non faranno parte della nazionale giapponese. Appariranno sì nella serie, ma non nell'Inazuma. Per gli amanti degli artwork poi ci è stato mostrato quello di Chiyoshi Hikaru, che prenderà ovviamente il posto di quello dove il numero 13 aveva ancora l'aspetto del defunto fratello, mentre arrivano anche importanti informazioni per quanto riguarda l'allenatore dell'Inazuma Japan, ovvero Chokinun. A quanto pare infatti l'allenatore si è laureato alla Stanford University, una delle più importanti università del mondo, che per chi non lo sapesse si trova in California. Inoltre Chokinun è stato anche un maestro di Kung Fu per 3 anni, ha giocato a baseball e calcio sempre per 3 anni ed è anche stato allenatore proprio di una squadra calcistica per 1 anno, ma questo prima di essere espulso dall'associazione calcistica per qualche motivo ancora non sconosciuto. Inoltre non sappiamo ancora cosa sia successo nei 4 anni successivi alla sua espulsione, ma sappiamo però che Chokinun torna sulla scena calcistica allenando la Royura Shunentai e la Shanghai Oshinekodan, le quali diventarono poi la nazionale cinese in 6 anni. Infine sappiamo che ora, dopo aver allenato la Raymon, sta guidando la nazionale giapponese nel Football Frontier International. Onestamente penso sia chiaro come il sole che il motivo dell'espulsione dall'associazione calcistica fu opera di Jiri Kanan, che se vi ricordate bene sembra conoscere a fondo il nostro buffo allenatore. E potrebbe essere che, come ipotizzato più volte, Chokinun abbia fatto parte dell'organizzazione Orione in quei 4 anni ancora sconosciuti a noi? Possibilissimo, ma ora come ora possiamo solamente fare congetture, in attesa che Chokinun riveli altro sulla sua persona. Successivamente Ino ha confermato che la prossima, nonché prima squadra che l'Inazuma Japan dovrà affrontare durante la fase finale del Football Frontier International sarà la Barcelona Orb, nazionale spagnola guidata dal potente Clario Orban. È una notizia che ci lascia un po' spiazzati, a dire la verità, anche se onestamente penso fosse la cosa migliore da fare. Molti pensavano che la Spagna potesse essere l'avversario finale di questo Inazuma Eleven Orion, ma se così fosse stato si sarebbe eliminato completamente il fattore sorpresa da questa serie, non trovate? Inoltre, come un fulmine a ciel sereno, il presidente di Level 5 ci mostra per la prima volta alla nazionale americana condotta dal buon Mark Kruger, il quale sarà affiancato dal solito Dylan Kitt ed ovviamente Eric Eagle e Bobby Shearer. Sapevamo già che Eric e Bobby sarebbero apparsi in Inazuma Eleven Orion, ma onestamente non mi sarei mai aspettato di rivedere l'unicorno al completo. A dire il vero mancherebbero 2 giocatori panchinari, ma tralasciamo. Ma ad ogni modo la presenza della squadra americana in Inazuma Eleven Orion è un'eccezione dovuta al fatto che in Inazuma Eleven Ares non sono apparsi proprio Eric e Bobby, quindi non è detto che personaggi importanti di Inazuma Eleven 3 come Paolo Bianchi o Hector Helio torneranno in questa serie, ma mai dire mai. Successivamente all'annuncio dell'unicorno in Inazuma Eleven Orion, Akihiro Ino ha presentato anche un nuovo personaggio misterioso chiamato Furoi. Quest'ultimo ha tutte le carte in regola per essere uno dei possibili assi nella manica di Jiri Kanan e quindi dell'organizzazione Orione. Il suo sorrisino e l'aria altezzosa che dimostra potrebbero essere un segno che sarà uno dei prossimi antagonisti della serie, e di sicuro sarà almeno un avversario dell'Inazuma Japan. A me Furoi ispira un sacco, potrebbe davvero essere un personaggio valido se caratterizzato a dovere, ma a voi piace? Fatemelo sapere con un commento, mi raccomando. E finalmente eccoci giunti al momento che tutti voi stavate aspettando. Negli scorsi mesi mi avete chiesto davvero migliaia di volte se io sapessi quali fossero i giocatori che sarebbero entrati nell'Inazuma Japan, e ora è arrivato finalmente il momento in cui Level 5
ci mostra i giocatori che appunto entreranno a far parte della nazionale giapponese in quest'ultima stagione in corso. Il primo giocatore è Aiden Frost, l'amatissimo fratello minore di Shawn, che entra di diritto nell'Inazuma dopo essere stato votato da moltissimi fan della serie. Il secondo invece è ovviamente Byron Love o Afrodi, se preferite, che in questo universo alternativo è di nazionalità giapponese e non coreana. I rimanenti tre giocatori verranno rivelati nei prossimi appuntamenti dell'Inazuma Walker, che andranno in onda di venerdì alle ore 13 italiane. E una cosa che molti non hanno capito però è che Level 5 non ha deciso di aggiungere più giocatori di quanti ne avesse chiesti di votare. Tre sono stati sì votati, mentre molto probabilmente gli altri due avrebbero dovuto essere aggiunti nell'Inazuma Japan sin dall'inizio. In cuor mio spero che almeno uno di questi tre sia Mizuka Miya della Seishu Gakuen, che adoro. E voi? Per concludere questo Inazuma Walker poi, è stato mostrato un gameplay in direct feed della demo portata allo scorso World Hobby Fair, dove vediamo gli Inakuni Raemon scontrarsi contro la Zeus. Tra le tante cose notiamo ovviamente le tecniche micidiali, come lo Spark Wind di Mansaku, l'Inabikari Dash di Asuto il tornado di fuoco di Kozomaru la barriera d'acqua di Poseidonji il salto temporale di Byron Love ed anche la Tenku no Yaiba di Perseus, parata dalla mano di luce di Norika. Il gioco è chiaramente ancora in una fase di sviluppo iniziale, i movimenti dei giocatori sembrano essere rigidi e l'engine utilizzato dal mio punto di vista non rende ancora benissimo. I volti dei giocatori poi sono tutti poligonosi e senza personalità. Mi auguro davvero che vengano migliorati, come anche i capelli di Byron, per favore Level 5. Nota positiva invece, stanno venendo man mano aggiunti diversi suoni e voci per le tecniche. E presto verrà anche aperto dalla stessa Level 5 un blog ufficiale dove potranno essere pubblicati gli aggiornamenti sullo sviluppo di Inazuma Eleven Ares, che ricordo essere confermato in uscita non prima di maggio 2019. Ciò non significa che uscirà a maggio, quindi attenzione. E infine, parlando sempre di un videogioco, è stato annunciato anche Inazuma Eleven SD, un nuovo videogioco spin-off per smartphone in uscita per ora solamente in Giappone. Il gioco in questione non sarebbe altro che una sorta di Subbuteo, ma con ovviamente le miniature dei giocatori di Inazuma Eleven Ares come protagoniste. Si gioca esattamente come a Subbuteo, una volta per turno i giocatori possono muovere una loro miniatura che può sia passare la palla ai propri compagni di squadra che tirare in porta. Anche in questo Inazuma Eleven SD sono presenti punti tecnica, dal momento che le stesse tecniche sono utilizzabili nel gioco. Ogni miniatura infatti ha una selezione di tecniche da poter sfruttare al meglio. E inoltre possiamo notare come Norika abbia nel suo set la barriera d'acqua, Kerina lo scatto bruciante e Mizuka Miya la Brilliant Move, una nuova tecnica di Inazuma Eleven Ares apparsa fino ad ora sotto forma scritta nel gioco arcade di Inazuma Eleven. Il gioco sarà molto probabilmente free to play, dal momento che pare essere presente un sistema di ottenimento delle miniature, il quale potrebbe sfruttare ovviamente le microtransizioni. Tra le miniature ci potrebbero essere anche quelle relative ai giocatori di Inazuma Eleven Go, e questo perché dico una squadra posta in basso a destra presenta Mark, Asuto e anche Arion. Ancora non sappiamo se Inazuma Eleven SD uscirà anche nel nostro paese, ma l'ipotesi più probabile è quella negativa, dato il passato travagliato di Level 5 con l'Europa e l'America. Ma ditemi, vi piacerebbe vedere dei gameplay del gioco in lingua giapponese quando uscirà? Fatemelo sapere nei commenti.
Quindi ragazzi miei, per oggi è davvero tutto. Cosa ne pensate di queste notizie a tema Inazuma Eleven che abbiamo avuto grazie allo scorso Inazuma Walker? Io vi chiedo come al solito di lasciare un mi piace per supportare il canale, dal momento che tra Pokémon, Spada e Scudo, i riassunti e i 1000 video che sto programmando, ho davvero fatto i salti mortali per pubblicarvi queste news al più presto. E quindi niente, da Diego dal corner per oggi è tutto e giochiamo a calcio!